Benvenuti a questo webinar sul finanziamento pubblico per la scelta educativa in Europa, stato dell'arte, questioni aperte e prospettive. Vi do solo una nota tecnica. Se qualcuno avesse domande o osservazioni, può scriverle in chat indirizzandole a Fondazione per la Sussidiarietà. Se alla fine ci sarà tempo, lasceremo spazio anche per le domande. Alcuni dei relatori interverranno in inglese, altri in italiano, per cui la lingua, scegliete pure la lingua che preferite. Adesso passerei la parola ai due presidenti che faranno l'introduzione. Prima Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e poi Massimiliano Tonarini, presidente di CDO Opere Educative. Grazie mille, a loro la parola. Allora, sono Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione Sussidiarietà. Abbiamo voluto questo seminario appunto organizzato dal Dipartimento Education della Fondazione Sussidiarietà e dalla Compagnia delle Opere, opere educative, perché riteniamo che la parità scolastica sia uno dei due fattori organizzativi fondamentali per il rilancio della scuola in Italia. L'altro è l'autonomia, infatti sono due leggi che sono state partorite ancora più di 22 anni fa dal ministro Berlinguer e sono state attuate sul piano giuridico, ma hanno ben altro da fare per arrivare dal punto di vista puntuale. Oggi affrontiamo questo tema, quello della parità, affronteremo successivamente anche quello dell'autonomia. E per questo abbiamo pensato che il modo migliore sia quello di avere tra di noi personaggi diversi, accademici a livello internazionale, politici e operatori della scuola. E per questo abbiamo appunto che dopo l'introduzione di Massimiliano Tonarini, presidente della CDO Opere Educative, che ci dirà il punto di vista di chi dirige una grandissima organizzazione di scuole libere in Italia, passeremo al documento che punto focale di questo seminario, intitolato Public Funding for Parental Choice of Independent Schools in Europe, da parte di Tommaso Agassisti, professore al Politecnico di Milano e del Dipartimento Education della Fondazione Sussidiarietà, e Nancy Grau dell'International Organization for the Right to Education, che è un'organizzazione internazionale proprio a sulla parità scolastica, e poi Rodrigo Melos, European Council of National Association of Independent Schools, anche questa è un'organizzazione a livello internazionale inerente alle scuole libere. Quindi vediamo che già in questo documento, come nell'introduzione di Donarini, abbiamo sia professori che rappresentanti di queste reti di scuole. La discussion sarà Luisa Rivolzi, sociologa che è sempre svolto attività nel settore della sociologia dell'educazione, particolarmente esperta, tra l'altro autrice di su questo argomento e su, in generale sull'argomento della scuola a livello internazionale, di numerosi saggi. Dopodiché avremo tra di noi i politici, abbiamo Simona Palpezzi, senatrice della Repubblica, vicepresidente del gruppo PD e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per il rapporto con il Parlamento e le riforme, Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, già sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e purtroppo non c'è Valentina Gentili perché, come avete visto tutti dai giornali della televisione, è stata colpita da Covid proprio oggi. Le facciamo i migliori auguri di guarigione, perché Martella Gentile è stata ministro della pubblica istruzione. Abbiamo poi tra di noi graditissimo ospite di Scassa, uno dei più importanti studiosi a livello mondiale in questo argomento da molti anni, Charles Graham, di cui tutti abbiamo letto i libri e abbiamo sentito le conferenze, che adesso è professore emerito di Education and Leadership al
della Boston University, e ringrazio per la presenza, siamo onorati, anche perché appunto abbiamo tutti studiato e seguito lui per anni su questo tipo di argomenti. Dopodiché si aprirà il dibattito, pensiamo sicuramente di concludere tutto entro le 7 e poi di produrre gli atti di questa conferenza e di trasmettere a tutti della convinzione che Buddha Kavatlapi, questo va bene per gli italiani e gli inglesi, che a furia di ripetere, facciamo da anni questo tipo di argomento, forse riusciremo a realizzarlo in un'ottica che la nostra, che è laica, che non è la battaglia cattolici contro cattolici, ma proprio di una visione della scuola moderna e quindi di un sistema che permetta un miglioramento della qualità e un dialogo tra i componenti della scuola pubblica, della scuola statale, della scuola libera, tutti in un sistema pubblico come prefigurò proprio il ministro Bernardino. Lascio la parola quindi a Massimiliano Marini, ringraziando il grande contributo che dà all'argomento guidando le opere di Bottiglia. Buonasera a tutti, sono Massimiliano Tonarini, sono da poco presidente della Compagnia delle Opere di Cacide. Partirei dall'esperienza di questi mesi in cui le scuole paritarie hanno preso in mano il problema della ripartenza, cercando da una parte di stare di fronte a tutte le regole possibili che si sono via via succedute, cambiate fino agli ultimi giorni prima dell'inizio della scuola, ma stando soprattutto con lo sguardo attento sui protagonisti della ripartenza, che sono per tutti gli alunni. E, il dato è che in questi primi mesi dell'inizio della scuola, le scuole paritarie in Italia sono quelle che sono riuscite a ripartire in presenza nella stragrande maggioranza dei casi. Questo non penso perché siamo più bravi, penso perché siamo in posti in cui l'autonomia si può esercitare e noi l'abbiamo esercitata. Abbiamo preso decisioni senza avere magari in mano tutti i fattori possibili e immaginabili, rischiando, ipotizzando, buttando muri, potendo spendere quello che potevamo e cercando di decidere mettendo insieme tutti gli attori della scuola, quindi chi la gestisce, chi ci lavora come dirigente o insegnante o personale ausiliario e soprattutto le famiglie. E in alcuni casi abbiamo esperienza di scuole in cui gli studenti più grandi sono resi disponibili per aiutare l'entrata degli studenti più piccoli. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutti questi attori. Di fronte a questo lavoro, in cui appunto si è resa evidente la possibilità di esercitare l'autonomia, non possiamo dimenticarci che la parità dell'educazione non può non passare da una parità economica che ancora manca. Sono stati fatti dei piccoli passi nel nostro paese che sicuramente apprezziamo. C'è stato un importante anche contributo alle scuole per quanto riguarda le disavventure dello scorso anno. Però appunto io sono veramente interessato e curioso di sentire Tommaso, Rodrigo e Ignazi per farci raccontare che prospettive ci sono in Italia, che strada possiamo prendere e soprattutto che esperienze ci sono all'estero da questo punto di vista. Ringrazio tutti. Colgo l'occasione per salutare Rodrigo, che è stato uno dei primi a complimentarsi per la mia nomina a presidente della FOI. Noi siamo soci di Ignice, ben rappresentati dal professor Montacini, che vedo collegato. Passo la parola a Tommaso. Grazie mille. Allora, io condivido il mio schermo così
useremo una presentazione nel provare a fornire qualche spunto di riflessione rispetto all'importante tematica che sia il professor Vittadini che il dottor Tonarini hanno introdotto in modo così chiaro. Quello che vorremmo presentare oggi è una riflessione frutto del lavoro comune e dell'amicizia del lavoro comune insieme a Rodrigo e Ignasi su questo tema, e abbiamo, diciamo, pensato di chiamare questa nostra riflessione finanziamento pubblico per la scelta educativa delle scuole indipendenti in Europa. Io ci tengo a sottolineare la natura sia multidisciplinare che multi-country, diciamo, del nostro contributo, perché riteniamo che questo tema sia un tema che richiede un approccio di punti di vista, esperienze, impostazioni tra di loro differenti, e questo è stato lo sforzo che abbiamo cercato di fare, essendoci noi conosciuti in realtà nell'ambito di alcune conferenze proprio sul tema della school choice e in giro per il mondo quando ancora si poteva girare, e da lì, diciamo, è nata un po' l'idea di provare a dare un contributo insieme in questa direzione. Questo contributo, che poi ovviamente sarà reso disponibile, si articola sostanzialmente, cioè ha lo scopo di dare un quadro sia di una riflessione più teorica e metodologica sul tema della libertà di scelta in ambito educativo, sia di dare un quadro della situazione attuale degli strumenti di finanziamento disponibili oggi per le famiglie e per le scuole che cercano di garantire pluralismo all'interno del settore educativo in vari paesi. Ovviamente dentro queste riflessioni cercheremo di fornire qualche riflessione, qualche suggerimento di policy che si possano adottare in questa direzione. Ci tengo, diciamo, a dire che proveremo a fare di tutto per stare, diciamo, all'interno di 30 minuti complessivi nella presentazione che faremo. So I promise 30 minutes, Rodrigo, so we will try to do our best. Ok, la presentazione è articolata in tre punti. Farò io una brevissima riflessione di carattere, diciamo, concettuale sul tema autonomia delle scuole, parità pubblico-privato e libertà di scelta educativa, e poi invece vedremo qualche riflessione, qualche dato e qualche evidenza sia sul tema della educazione libera, dell'istruzione libera non statale in Europa con Rodrigo, e poi una introduzione al tema invece del pluralismo educativo e quindi degli strumenti e delle strade a disposizione del pluralismo dell'offerta di scuola con Ignasi. Rodrigo poi si presenterà da solo, è, diciamo, chairman della European Council of National Association of Independent Schools, e Ignasi è il direttore generale dell'OIDEL, che è un'organizzazione che si occupa per l'appunto di promuovere l'educazione e la libertà educativa. Bene, allora io diciamo quello che volevo solo tratteggiare è quello che per noi è il punto d'arrivo, quindi lo mettiamo concettualmente all'inizio della nostra riflessione, cioè qual è il tipo di sistema educativo che abbiamo in mente e rispetto al quale valutiamo poi le evidenze che abbiamo a disposizione e che ci presenteranno Rodrigo e Ignasi. È un sistema che è caratterizzato da questi principi: il pluralismo educativo, un ruolo attivo della famiglia, la sussidiarietà. Cioè per pluralismo educativo intendiamo l'offerta di istruzione, di identità educative tra di loro differenti, non solo tollerate ma valorizzate dal settore pubblico, un insieme di scuole che rende esplicita la propria identità educativa, cioè tutte le scuole statali e non dichiarano quali sono, diciamo, i valori, gli obiettivi, i principi a cui si ispira, e quindi contro questa neutralità, diciamo, supposta di offerta educativa da parte delle scuole, e proprio per rendere più viva questa identità educativa eterogenea tra le scuole, un sistema di accreditamento leggero che consenta ad ogni scuola autonomia per definire la propria identità e le proprie attività.
In questo quadro alle famiglie dovrebbe essere accordata libertà di scelta sulla base dei criteri che ritengono più adeguati, sui propri valori, sulla cultura, sull'attenzione al merito, sull'attenzione all'equità, sulle dimensioni che ritengono importanti per l'educazione dei propri figli, e ovviamente questa libertà dovrebbe essere favorita da un sistema che supporti le famiglie socio-economicamente svantaggiate, che trovano più difficile, sia per ragioni economiche che informative, fare scelte informate e consapevoli sull'educazione dei propri figli. In questo quadro è evidente che il ruolo dell'istituzione pubblica dovrebbe essere un ruolo sussidiario, cioè le autorità pubbliche dovrebbero favorire questo pluralismo educativo finanziando sia l'offerta e quindi sia le scuole, il pluralismo delle scuole, sia le famiglie e chi effettivamente la scelta in ambito educativo. Le caratteristiche che verrebbero fuori da un sistema educativo così strutturato sono quelle appunto di una varietà di offerta educativa, scuola tra loro molto diverse, un sistema che rimuove le barriere all'entrata per nuove scuole, che quindi si troverebbe, sarebbero diciamo in grado di offrire ipotesi ed esperienze educative tra loro molto diverse, con curriculum diversi, con attività extracurricolari diverse, ruolo di grande libertà per le famiglie e quindi un supporto che favorisca la scelta non solo delle scuole, ma che favorisca anche attraverso il trasporto, i servizi ristorativi, altri servizi ancillari, il fatto che la libertà di scelta sia effettiva e non solo teorica, e poi un sistema di finanziamento pubblico basato sulla fiscalità generale per supportare le famiglie e le scuole, affinché la scelta educativa, qualunque essa sia, sia free of charge, cioè sia sostanzialmente libera e al punto della scelta le famiglie non debbano sostenere un costo per accedere all'una o all'altra scuola. Quando parliamo di autonomia della scuola, come diceva prima il professor Vittadini, avremo poi occasione in questo ciclo di seminari di approfondire, ma da un punto di vista semplificato potremmo dire l'autonomia della scuola che abbiamo in mente è un'autonomia che riguarda perlomeno le tre grandi dimensioni: didattica, dove quindi ciascuna scuola dovrebbe essere libera di definire il proprio curriculum, la selezione dei docenti, la modalità di azione e di operatività; l'autonomia manageriale, quindi sul proprio stato legale, sull'uso delle risorse, sulla relazione col territorio; e l'autonomia organizzativa, quindi come organizzarsi internamente, quali ruoli di dirigenti scolastici, quali team di collaboratori e quali partnership può stabilire dentro e fuori. Quindi immaginiamo, diciamo, che per essere davvero plurale l'offerta educativa e l'organizzazione delle scuole dovrebbe essere lasciata su queste tre macro dimensioni il più libera possibile. Entro sul tema del finanziamento, anche perché attorno a questo ruota poi gran parte di quello che ci presenteranno Ignasi e Rodrigo. La tesi di fondo è che una parità educativa, un vero pluralismo educativo, non esiste senza una dimensione economica. E questa dimensione economica va letta non da parte del regolatore, ma dalla parte della famiglia. Questo è un po' quello che abbiamo cercato di dare come taglio al nostro rapporto. E cioè, cosa vuol dire parità educativa? Vuol dire che per la famiglia, cioè visto dal punto di vista della famiglia, scegliere una scuola, sia essa statale o non statale, dovrebbe essere dal punto di vista economico neutrale. Poi dopo vale tutto il meccanismo di come fare questo. E come fare questo può accadere in diversi modi. Può accadere attraverso un finanziamento alla domanda, un finanziamento dell'offerta, un finanziamento alle famiglie, un finanziamento alle scuole. Può avvenire attraverso voucher, può avvenire attraverso grant direttamente alle scuole. Sugli strumenti noi siamo abbastanza neutrali in termini di preferenza, ma sull'obiettivo dello strumento siamo invece piuttosto chiari. E sappiamo che la soluzione dei voucher ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, sappiamo che dare i soldi direttamente alle scuole ha punti di forza e punti di debolezza, non disdegniamo un sistema di mix, come vedremo nelle esperienze che ci sono presentate sia da Ignasi che da Rodrigo. Ci sono paesi in cui ci sono mix di questi strumenti. Dal punto di vista teorico non c'è grandissima differenza, se non nelle modalità pratiche con cui poi gli strumenti sono introdotti, ma quello che vorremmo enfatizzare è che un passo deciso verso quel sistema, quel sistema che abbiamo descritto in precedenza, è un passo che implica anche il finanziamento.
Come vediamo passi intermedi, diciamo, per paesi che sono lontani da quella situazione? E cercheremo di argomentarlo attraverso, diciamo, le esperienze che vedremo, e io mi permetto, vivendo nel nostro contesto istituzionale, di sposare un po' questi passi con riferimento alla situazione politico-istituzionale del nostro paese. La vediamo non necessariamente come una riforma complessiva del sistema, che è sempre molto difficile da introdurre e politicamente spesso un miraggio, la vediamo invece come una possibilità di fare passo dopo passo delle modifiche verso quel sistema, che siano politicamente accettabili e che siano istituzionalmente sperimentabili. Sappiamo che quando si fanno riforme in questa direzione bisogna avere la prudenza di farle con gradualità e sperimentando, anche su singoli territori, anche su singoli gradi e vedendo alcuni cambiamenti che effetti producono. Le tre grandi aree su cui intervenire dovrebbero essere quella della selezione della remunerazione dei docenti, cercando di semplificare il meccanismo che nel nostro sistema ovviamente è parossistico e cercando di deregolamentare per quanto possibile, qualche tentativo nel recente passato è stato fatto di deregolamentare un po' la selezione dei docenti anche a livello di singola istituzione o di gruppo di scuole. Di partire da quelle esperienze, di farlo con più coraggio, magari non partiamo da zero, questo è un aspetto importante del nostro paese. Il secondo elemento è quello del finanziamento pubblico, cioè, e qui l'idea potrebbe essere quella di rendere il più, diciamo, unitario possibile il meccanismo di finanziamento, sia esso per le famiglie o per le scuole, statali e non statali, e scegliere dei modelli di allocazione che, utilizzando il costo standard per studente o altri meccanismi di quel tipo, consentano di allocare le risorse sia seguendo il numero di studenti e quindi secondo le preferenze delle famiglie, sia correggendo questi meccanismi per tenere conto che educare e istruire studenti svantaggiati è più costoso che istruire altri studenti e quindi pesando adeguatamente anche per favorire l'equità del sistema di finanziamento questi studenti. E poi trasferire, diciamo, parti di budget, potere di spesa, ma anche potere di decisione sulle attività da svolgere gradualmente dallo Stato alle singole scuole. Ecco, questa è un po' la direzione che noi vediamo come auspicabile rispetto a quel sistema che abbiamo cercato di descrivere. Ma per non lasciare nell'astratto, diciamo, questa riflessione, quello che abbiamo cercato di fare è di vedere come in giro per l'Europa questi temi sono trattati e come in giro per l'Europa le esperienze ci raccontano quello che è stato adottato in questa direzione. Allora, io su questo tema lascerei la parola a Rodrigo e io mi tacerei e mi metto a fare il ruolo di scorrettore di slide e tu, Rodrigo, dammi indicazioni quando lo devo fare e lo faccio. Rodrigo, pur parlando un perfetto italiano, no, non è vero, Rodrigo parlerà in inglese. Rodrigo, the floor is yours. If you can in 10 minutes or 10-12, it will be ideal. Ben. Hello everybody, thank you very much for inviting us to be present here. It's a pleasure to have our ECNAIS members also in this conference. And it's always a pleasure to meet old friends like Tommaso Ignazi, Charlie Glenn, and Luisa Rivolzi. So it's a pleasure to be here and to share some thoughts around what is happening in Europe in funding of independent education. So Tommaso, next slide. I would like to begin by sharing this very simple information. Because when we speak about funding, public funding of school choice, parents who have wished their children to go to independent schools, in some countries, in Southern Europe mainly, in my country, Spain, also Italy, Greece, there are some people who have this idea that independent education is a very small and strange thing and only for a small number of rich people. Well, the evidence in Europe is to the contrary. We have 20 million students in Europe in independent schools. This is almost 20% of the school students in schools from preschool to upper secondary. I would say that students in independent schools
are one of the biggest minorities within European Union and should have the constitutional protection given to minorities. Another important fact, and this again for our countries like mine and yours and Greece and Spain, is that around Europe, almost 50% of these students have some kind of public funding because of their choice. And so it is not true that independent schools have to be paid by parents. This is not a natural rule. This is a construction that has been true in some countries, non-true in other countries. And so, as a beginning of conversation, I would like to state that we may do different, and in a lot of countries, things are done in a very different way. And the following slides, please, Tommaso, just very quickly to show you, and you will have this presentation, that the situation is very different in different countries, but in very many European countries, independent schools have the big majority of students in the country. Here we can see early childhood education. On the next slide, we can see primary education, so school years 1 to 6. In the next slide, we can see lower secondary, so school years 7 to 9. And as you can see, there are always a group of countries that have more than 50% of students in independent schools. And of course, there is always a fair number of countries who have a very, very small percentage of schools in independent schools. And the last slide, again, the numbers for upper secondary. There is in this fact, next slide, please. So we have a situation that is a little bit odd, because even though we have a lot of things in Europe that are coming together and more uniformity in the way we structure our systems, our social systems, in education, we still have this very last issue of very different things in very similar countries. And it's funding or not of independent schools. And this slide is only new evidence that the situation of funding of students in independent schools is not only an European thing. Even when we look at OECD countries, over 58% of students in independent schools have some kind of funding from the state. Okay, next slide, please. And next one. That shows why this is very important. And this graph from the OECD, from the PISA report, is very important for one of the reasons a lot of organizations, ECNAIS, OIDEL, Fondation pour la Subsidiarité, and a lot of others are fighting for the right of parents, not only to choose, because the right to choose the schools has always been there, and it's in the constitution of most European countries, well, and even all over the world, as Ignacio will show. But there is a problem here. In all these countries where this choice is not supported by public funding, so parents have to pay their taxes for the public schools and fees for the private schools, are countries where you have the biggest social discrimination within schools. And so this graph shows us that in countries with more support for students who go to independent schools, social difference within the schools are much smaller, of course, than in countries where there is no money for students choosing independent schools. This is obvious, but still we have to show the data so that people can understand. Because medium and high class families are doing their choice every day all around the world. Next slide, please. So how do countries, or how are countries funding the parents' choice? We have mainly four different models. Tax credits in different forms, but going along the fiscal lines, vouchers, so money to the individual student who can then choose the school,
lump sums, so predefined amounts per student or per class given to the schools, or formula-based funding, where you have a mathematical formula with different aspects and you apply the formula to different schools and you find out how much money you should give the school. In this case, Portugal is a very good example because we have all these models in place. Even though a very small minority of students receive support from public money, still we have found a way to have all these different models in place. So as a case study for future conferences, we may look at it in a little more detail. Next slide. Because there are some things to be said when you're thinking about, even on an experimental phase, trying funding for a choice in independent schools. The thing we bring to your attention, and it has been seen all around Europe, is the problem or the situation of incentives. When you define the way you will be financing choice, you will incentivize certain decisions at the school level. And here, to make it a little bit shorter, when you have a very complicated formula, and a lot of countries have formula-based funding, schools typically go for the formula. What gives me more money? What gives me more stability? How can I play the formula to optimize its outcome? And so what seems to be a very well thought through way of financing, in fact, has some downplays. I say the most important of it is that formula-based funding stifles innovation and autonomy, because schools do not do what they think is best or more efficient. They do what they have to do to optimize funding formulas. Secondly, funding formulas usually give less power to the students and their families. The formulas have so many components, being the number of students one of the components, that the relative power of a parent to vote with their feet, to say, I do not like the way this school runs, I rather have another one, is very low. When we go, next slide, please, to lump sum, and I must give a disclosure, I am very in favor of mixed models, but with a lump sum base, because the big advantage of lump sum financing of choice in independent schools is the stability of the system. On the one hand, stability for the public entity giving the money, who has to budget the amounts, has to know exactly in the present, in the future, how much will this cost. It's fairly easy to calculate costs. On the other hand, it's very efficient in regulation. When you have formula-based funding, you have entire departments of public servants controlling the schools and looking at Excel sheets and correcting errors and negotiating what that means. And when you have a lump sum, it's easy. X amount for X students, you just have to count the heads. X amount for X classes, you just have to know how many classes are in the school. And so on the one hand, it's very transparent. Everybody knows the rules. It's easy to control, and it gives more stability both for the schools and for the state. Depending if the lump sum is based on a per student amount or a per class amount, you may give more or less power to the parents. Next slide, please, Tomazu. These are just some issues because this is very culturally constrained. It depends on the context of each country. I just chose here five different countries with five different issues with problems nowadays that we are seeing and addressing. And just so that we know that it's not useful to discuss what is the best funding formula. What we have to discuss is what is the funding formula that in our context is possible to implement. In Denmark, independent schools receive 75% of the cost of education in public, in state-run schools or municipality-run schools.
the government tried to augment this percentage going to around 90%. It was the independent schools who did not want to receive more money because they think it's good that parents have to pay a small amount. This is the way to make sure that parents really are engaged in the school and keep their voice active. We have found that if parents pay nothing, they tend to be less active in the school. They don't see themselves as empowered to do things and say things in the school. In Denmark, only not-for-profit organizations may have publicly funded schools. In Sweden, we have a very different discussion at the moment. There has been a lot of talk of putting a ban on religious schools. However, it's interesting that in Sweden, there is no problem with profit-making independent schools. And so we have very big chains of independent schools that are in the stock market, make large profits, etc. But the problem is the religious-based schools right now. In Spain, it's an interesting example of Los Concertados. It's a formula-based financing model that was very nice for the schools because the wages were always accounted for. So teachers and non-teaching staff had always guaranteed their pay at the end of the month. What happened with the economic turmoil? The government only gave that money and not one penny more. And so suddenly the schools had enough money to pay wages, but they didn't have money to pay anything else, even though they could not take money from the parents. In Portugal, well, really it would be fun to discuss the different models because it's really five different models, very complex models, very simple models, though a very small number of schools and the left-wing supported government for the last 10 years took away from the funding around 30,000 students in independent schools. The USA is also worth looking at. Out of Europe, of course, and we have here Charles Glenn, so I will not say a word about it. But in the USA, you also have a very vibrant and dynamic school choice financing models. Though a very small percentage of students in the US, it's a very large number of students, so it's worth also looking at the US for some good examples. The last slide, please, Tommaso, and with these lights I leave you. What we tried to do was to put in graphs the different pros and cons of the different formulas and judging them on financial stability for schools, giving excessive surplus at the end of the financial year, efficiency, respect for diversity, and saying how the different models may help or not these objectives. And on the right-hand side, we try to balance for the different models who gains more power and who loses power. Students and families, principal and middle management, teachers, or the public authorities. Thank you very much. In a nutshell, I hope it was useful. Thank you, Rodrigo. I think it was very, very informative. And this was the second of the three pieces, because the third is the discussion about education pluralism, in which we asked to Ignasi to give his viewpoint. Quindi Ignasi, I think he took the challenge of speaking in Italian, right? So, sì. Palco è tuo. Grazie. Oh, grazie ancora una volta per l'invito. Mi fa tanto piacere sempre. Oh, questa volta non sono in Italia per il Covid, ma parlare in un foro italiano. Mi fa un cattivo sapore, ma non parlo bene l'italiano, parlo un italiano bellissimo, ma farò un sforzo in modo che voi potete capire la mia presentazione in questa vostra lingua italiana. Oggi vengo a parlare soprattutto di due cose. Prima sulla situazione del pluralismo educativo da strumento internazionale e l'altra è sulla situazione del finanziamento pubblico, per fare un po'
la continuazione di quello che abbiamo visto. Che cosa dicono gli strumenti internazionali sul pluralismo educativo? Se vediamo la Dichiarazione Universale sui diritti umani, all'articolo 26, che è l'articolo che parla sul diritto all'istruzione, al punto 3 parla di i genitori hanno diritto di prioritaria la scelta del genere di istruzione di impartire ai loro figli. Questo è importante perché vediamo già in un documento come la Dichiarazione Universale, un documento, è vero, più politico che giuridico, ma il pluralismo educativo riconosciuto dallo stesso articolo da il diritto all'istruzione, è una cosa diversa, la stessa cosa. E in questo senso è interessante vedere che nel mondo questa libertà è più o meno riconosciuta, dal senso che solo 3 paesi proviscono esplicitamente questa libertà. E parliamo qui della Corea del Nord, di Cuba e di Gambia, che non sono esattamente esempi dei diritti umani o di democrazia. E l'altra cosa interessante qui è che 84 su 136 paesi che abbiamo fatto la ricerca riconoscono nella sua Costituzione, sulla base di differenti formulazioni, la libertà di istruzione. Allora, è vero che una libertà a livello del riconoscimento più o meno riconosciuta. Vediamo anche da altri documenti come il Patto Internazionale sul Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, questa riconosciuta. Qui vediamo due cose, ancora allo stesso articolo che il diritto all'istruzione, vediamo che il pluralismo educativo è riconosciuto. Vediamo anche in questo articolo che ci sono due attori riconosciuti, i genitori e gli individui e gli enti che vogliono creare le scuole. E vediamo anche una cosa molto importante, che è la scelta educativa legata soprattutto all'educazione religiosa e morale, non solamente, ma legata, come dice qui, di curare l'educazione religiosa e morale. Questo è importante perché magari sentiamo che la scelta educativa sì, ma non per finanziare le scuole religiose, ma infatti se lo vediamo da un punto di vista dei diritti umani, questa è una parte importante. È tanto importante che al Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici in questo articolo riconosce la scelta educativa collegata soprattutto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Quello lo vediamo qui, l'articolo 18.4, ma l'articolo 18.1, 2 e 3 è su queste libertà, no? Sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e si pensa al pluralismo educativo su questa base, sulla base come un pilastro per l'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Allora, che cosa vediamo dopo in Europa? In Europa più o meno vediamo la stessa cosa. Per esempio, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dallo stesso articolo chi parla sul diritto all'istruzione, il punto 2 parla sulla scelta educativa, parla della libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, parla del diritto dei genitori di provvedere l'educazione e l'istruzione ai loro figli, secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. Allora, anche a livello europeo questa libertà è una parte integra, una parte essenziale del diritto all'istruzione. Questo lo dico molto, ma perché magari facciamo un po' la differenza tra il diritto all'istruzione e il pluralismo educativo, quando infatti è la stessa cosa. Finisco qui, non ancora, e l'ultima cosa è c'è una risoluzione del Parlamento Europeo che, un attimo, che non arrivo. Sì, in 2018 ancora ha avuto un documento che penso importante a livello europeo, che è questa risoluzione sulla modernizzazione dell'educazione in Europa, che parla che a fine di assicurare l'inclusività
il finanziamento pubblico gioca un ruolo importante a fine di assicurare l'inclusività dalle scuole pubbliche, ma anche dalle scuole non governative o paritarie. E qui rendiamo già alla questione del finanziamento pubblico, che penso che la questione che siamo oggi a venire a siamo qui oggi per parlare su questo. Noi abbiamo iniziato una ricerca per vedere che è la prima difficoltà dai genitori e delle scuole per l'esercizio di questo diritto. E la prima cosa che vediamo è che le scuole non governative sono troppo costose. No, non è il caso da tutti i paesi, ma in gran parte nel paese... Questa ricerca è una ricerca che abbiamo fatto da tutti i paesi dell'Unione Europea. Abbiamo fatto queste domande a scuole indipendenti, a associazioni di genitori. E la prima ragione che non permette di esercitare questo diritto è che le scuole governative sono troppo costose. L'altra è che stabilire una nuova scuola è troppo complicato, magari per le leggi, ma magari è complicato perché non ci sono dei fondi per farlo. Allora, su che situazione si trova l'Italia? Noi siamo in Italia, allora parliamo un po' d'Italia. Noi l'idea l'abbiamo fatto un indice della libertà di istruzione. È un indice che è stimato sulla base di tre indici. La ricognizione legale di questo diritto, il finanziamento pubblico delle scuole non governative e le percentuali di studenti nelle scuole governative. E qui vediamo che l'Italia si trova sotto la... No, 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 non sono sicuro, la media della Unione Europea. Non posso vedere la vostra faccia per sapere se mi avete capito, ma la media, perfetto. Ma si trova un po' per sopra della media mondiale. Ma perché l'Italia si trova per sotto della media europea? Soprattutto per una cosa. Si trova per sotto perché non il finanziamento pubblico della scuola non governativa non è forte, no, i genitori che preferiscono di inviare i suoi figli a altre scuole che la scuola governativa devono fare un sforzo troppo grande. Questo dobbiamo dire, dal mondo le paesi che si trovano al top di questo indice della libertà di istruzione sono paesi dell'Europa occidentale e Nord America, ma ci sono qualche eccezione come Cile, la Corea del Sud, Israele e Perù. E questo è buono di saperlo perché magari pensiamo che per essere al top della scelta educativa abbiamo bisogno soprattutto di soldi, di essere un paese ricco, ma ci sono dei paesi, per esempio, come Perù, che hanno fatto un grande sforzo per assicurare questo diritto. Allora, vediamo ancora, no, ritorniamo sull'altro, perfetto. Qui, questo è un po' l'evoluzione del finanziamento pubblico sulle scuole non governative. Voglio soprattutto ritenere due idee. Prima, che il 75% dei paesi finanzia almeno gli stipendi degli insegnanti in Europa e che c'è un'evoluzione positiva. Allora, da 2002 al 2015 ci sono più paesi che finanzia almeno gli stipendi degli insegnanti che avanti. Altra osservazione, la maggiore parte dei paesi dell'Unione Europea fornisce una sorta di finanziamento per le scuole non governative. Magari non è molto forte, ma solamente 11% dei paesi non fornisce niente. Nella maggior parte di questi paesi i genitori ritengono che questo finanziamento sia insufficiente, anche i paesi che finanziano stipendi. Almeno 75, no, scusa, il finanziamento pubblico è essenziale per garantire la realizzazione di questo diritto a tutte le famiglie nonostante il loro reddito. E il finanziamento pubblico per le scuole non governamentali in questo momento possiamo dire che è essenziale per la sopravvivenza di tante scuole in questo contesto di Covid. In questo senso, per esempio,
ha avuto questa dichiarazione che si chiama L'Europa non deve dimenticare l'educazione indipendente e il pluralismo educativo all'inizio di questa crisi, che diceva che se i governi dimenticano questa realtà dell'importanza del finanziamento pubblico, tante scuole sono sul rischio di finire di disappear. Scusa. Allora, qualche tendenza in Europa. Una cosa che vediamo è che l'Europa meridionale c'è ancora un grande dibattito. Anche voi l'avete perso? Sì. Ok. Cosa facciamo? Provi a recuperarlo. In realtà era quasi finito, eh? Sì. C'era questo grafico che faceva vedere la relazione, diciamo, tra l'indicatore di Freedom of Education and Public Expenditure, dove la sua tesi appunto è non è necessario essere paesi ricchi per garantire anche attraverso il finanziamento. Eccoci. Scusa, vai. Tommaso. Vai. Finisco già. L'ultima cosa è che ci sono tante persone che dicono che sono contrarie alla libertà di istruzione, che afferma che non ci sono risorse per attuare questo tipo di politiche. Allora, noi abbiamo incrociato i dati dall'indice della libertà di istruzione e le spese per l'istruzione come percentuale della spesa pubblica totale a livello mondiale e a livello europeo. E quello che abbiamo visto è che non c'è una relazione. Infatti, l'implementazione di politiche che permettano ai genitori chiudere le scuole anche se non ci sono delle risorse per pagarla, è più una questione politica più che di spesa pubblica. Allora, finisco già con due conclusioni, è molto semplice, ma che sì, penso che risortiamo di qui con queste idee dalla nostra testa, abbiamo fatto un po' il nostro lavoro prima, è che la libertà di istruzione è una parte essenziale del diritto all'istruzione, non è una parte diversa. È ovvio che la libertà di istruzione è una questione di volontà politica e la sua realizzazione richiede finanziamento pubblico. Eccoli qua, mi dispiace perché lo so, il mio italiano non è buono, ma aspetto di mi avviarti. L'italiano molto meglio di tanti italiani che conosco, grazie. Non lo credo, grazie a voi. Bene, allora speriamo di essere riusciti a dare con questo contributo a più mani un po' di spunti di riflessione che possano essere poi appunto posti all'attenzione sia di studiosi che di politici. E iniziamo chiedendo appunto di reagire rispetto a questo nostro testo e li ringraziamo di aver accettato questo ruolo. Anzitutto a Luisa Ribolzi, alla professoressa Ribolzi e poi a Charlie Glenn. E magari Luisa cominci tu. Grazie. Mi hanno detto che si è collegata l'onorevole Valentina Crea con cui abbiamo fatto... Abbiamo ancora le cicatrici in battaglia per la scuola libera, quindi grazie Valentina di essere collegata. Volevo partire da una cosa che è stata detta, credo, da Rodrigo quando ha mostrato una delle sue slide. Ha detto che le scuole libere devono essere pagate dalle famiglie. È una scelta politica, non è né ovvio né inevitabile. Questo mi sembra un punto di partenza estremamente importante. La scuola libera, la scelta educativa non è un consumo, non è un iPhone o un monopattino, è un diritto primario della persona. E non è, ed è molto importante questa cosa, sottolineare che il fatto che i genitori paghino la scuola è una scelta politica, questo deve essere estremamente chiaro. A parte questo, io vorrei partire molto brevemente
dopo aver premesso che nel confronto tra paesi è importante tenere presente che per privato si intendono cose diverse e anche per pubblico si intendono cose diverse, forse da questo punto di vista chiamare le scuole indipendenti o scuole libere mi sembra, da parte di chi ha parlato, la scelta migliore, la farò. Il primo punto è che i genitori che mandano i loro figli, o perché non possono fare altrimenti, perché lo ritengono importante, alla scuola statale, ritenendola neutrale, in realtà hanno fatto una scelta, perché la neutralità è essa stessa un'ideologia. E quindi il genitore che dice io non voglio scegliere per i miei figli, sceglieranno loro da grandi, quindi rimando che la scuola non abbia nessun tipo di orientamento esplicito, hanno in realtà già scelto, fatto una scelta per loro. E non è irrilevante che in tutte le ricerche che sono state fatte sull'uso dei voucher emerge chiaramente che la scelta prevalente delle famiglie, là dove possono farlo, è di spendere i voucher nelle scuole paid, nelle scuole che noi chiamiamo confessionali, comunque con un'ispirazione di tipo religioso. In questa situazione è importante avere chiaro che non si parla di scuole che fanno quello che vogliono, si parla di scuole che hanno un preciso progetto che condividono con le famiglie, con le parti sociali, in cui però esiste un ruolo forte dello Stato, che non è solo il ruolo di finanziario per garantire l'equità, ma è il ruolo di programmare, valutare e fare ricerca. Siamo di fronte al paradosso, se vogliamo, di uno Stato leggero con dei compiti forti, ma trovo che non sia contraddittorio, ma è estremamente interessante, tema su cui ragionare. Questo finanziamento sostanzialmente funziona in due modi, come è emerso anche dalle slide, può essere esteso a tutto il sistema formativo, cioè tutte le scuole vengono finanziate più o meno nello stesso modo, oppure le scuole paritarie, private, indipendenti, ricevono un finanziamento, secondo la tecnica detta prima, del funding formula o della LAPSAN. In realtà, come Enrico ha detto, è sempre calcolata sulla base di una formula, anche se poi è una, viene data. E mentre le scuole di fronte a una scelta che è quella di puntare sull'avere studenti meno finanziati, ma che hanno una brillante riuscita e sono più facili da educare, diciamo, da formare, e invece avere un numero maggiore di studenti difficili, di studenti con problemi, però sono finanziati, più finanziati. Quindi la questione del finanziamento non è marginale, perché a seconda del tipo di finanziamento le scuole ragionano e progettano in modo diverso e anche gli insegnanti vengono scelti là dove si possono scegliere in modo diverso. Io credo che sia da valorizzare molto la possibilità appunto di usare un unico sistema per finanziare tutte le scuole. Il finanziamento, supporto dei ragazzi deboli, che è sostanzialmente la modalità più diffusa di utilizzo del buono scuola, del voucher, chiamandolo come volete, è a mio parere un passo importante, ma un passo. Io vedrei meglio, anche se per poi fare delle comparazioni, un analogo sistema di finanziamento di tutte le scuole pubbliche, indipendentemente dalla loro proprietà. Fondamentale, e su questo direi che chiudo perché poi ci sono anche tanti interventi dopo di me, è il fatto che si sviluppi una ricerca nel nostro paese, perché il tema
poi ha declinato sulla soluzione italiana, che tenga conto dei tempi lunghi del cambiamento culturale, non solo dei tempi brevi della decisione della politica, del ministro dell'istruzione norvegese che ci aveva citato più volte, iniziato il convegno, ha detto i politici hanno un obiettivo, un primo obiettivo che è quello di essere eletto, un secondo obiettivo che è quello di essere rieletto, e quindi tendono a prendere decisioni che possano nel breve essere vantaggiose. Vedo tre brevissimamente difficoltà per attuare questa fase di cambiamento sul lungo periodo, preceduta, se vogliamo, anzi credo necessariamente preceduta da una fase sperimentale. La prima è l'estrema frammentazione territoriale dell'Italia. In Italia ci sono 8.000 comuni, le scuole libere sono presenti fondamentalmente nelle conurbazioni con un certo numero di abitanti. È difficile aprire una scuola, un'altra scuola accanto a quella gestita dallo Stato, quindi situazione. E quindi ci sono vari modelli per rispondere a questo. La seconda è il sistema di accreditamento. Oggi le scuole indipendenti vengono accreditate solo dallo Stato attraverso una serie di procedure minuziose di cui, come sempre in questi casi, non è facile capire quanto è solo sulla carta e quanto si realizza. Però, per quel che ne so io, la quasi totalità delle scuole indipendenti rispetta questi requisiti, non si può dire lo stesso delle scuole statali. Quindi forse ora una parte dei fondi di Next Generation potrebbero essere usati, visto che c'è un grande, forse eccessiva attenzione alle strutture per portare a norma tutte le scuole. Infine, l'ultimo rischio, quello che viene più ampiamente pubblicizzato, è il rischio della mercatizzazione. Allora, il rischio non è quello del mercato educativo. Il rischio è di un mercato educativo gestito da associazioni di tipo non educativo, fondi pensione, fondi di investimento, ci sono molti che stanno investendo anche in Italia, il cui obiettivo non è tanto di realizzare modelli educativi validi, quanto di ottenere dei rientri economici. Per fare questo, a volte introducono anche novità didattiche interessanti e rilevanti, ma non è, la finalità non è esplicitamente educativa. È accaduto in Svezia, è accaduto. Quindi il problema non sono le singole scuole profit, questa equivoca, posso dire, distinzione tra profit e non profit, come se solo chi fa del bene potesse utilizzare i fondi pubblici, sembra non vero. Il problema è di capire chi investe nella scuola per fare una buona educazione. Una volta che questo si è capito, che sia statale o non statale, profit o non profit, laica o religiosa, è un aspetto marginale. Fondamentale è che le scuole siano messe in grado, senza discriminare tra le famiglie, di fare un'educazione efficace, cioè che risponda alla domanda educativa dei singoli, delle famiglie e della società civile. Grazie mille Luisa. Grazie mille professoressa Ribolsi, hai sollevato un sacco di punti davvero molto interessanti, non avevo dubbi, ma sono riflessioni davvero utili per provare a calare la riflessione che abbiamo provato a ordinare dentro una dimensione anche di, insomma, di lettura critica di alcuni degli elementi che abbiamo provato a sollevare. Chiederei un'analoga reazione, se possibile, anche al professor Glenn, prima poi di passare la parola ai nostri ospiti, all'onorevole Malpezzi e all'onorevole Toccafondi. Quindi magari professor Glenn, if you can. Well, I will be very brief. Only to say, are you able to hear me? Yes? Yes. Only to say that, as Ignazi pointed out, we are in the middle of a crisis in our educational systems.
of a kind that we have not faced really in my lifetime. And it's not going to return to normal in a year or 2 years. We are faced with the challenge of rethinking how we provide universal schooling. And this will not be the last pandemic that we will face. So that thousands and thousands of educators and parents are struggling to think out how to invent in a new way how education is provided. And at least in the United States, the independent schools, the private schools, have been much more creative than the state schools have been able to be in responding to the present crisis. So while it is a major threat financially to the, you hear children in the background, it's a major threat to the independent schools, it is also a major opportunity for them. It is also an opportunity to address the deep divisions that are so evident in our societies today through rethinking what we mean by pluralism and by being more consistent in recognizing the importance of a free society to be structurally pluralistic. And I could go on about that, but I will not. It is a major concern of mine right now to think about what contribution schooling can make to strengthening a pluralistic society in which there is real mutual respect and real equal opportunity. And let me stop at that point and go back to entertaining the children. Thank you very much. This is the testimonial from the field, education in action. So that's a really great thing. Grazie mille, Professor Glenn, for your contribution. Allora, abbiamo dunque la possibilità di interloquire, di interagire, e sono veramente grato loro per questo. Rispetto ai temi che abbiamo posto, e devo dire a questo punto anche alle reazioni che abbiamo ricevuto dalla professoressa Ribolzi e dal professor Glenn, dicevo, abbiamo la possibilità di interagire con chi poi ha la responsabilità, il compito di provare a tradurre queste riflessioni, ovviamente attraverso le loro opinioni, i loro valori, i loro punti di vista, in azione politica e istituzionale. Allora chiederei anzitutto, diciamo, di reagire a questi temi all'onorevole Malpezzi e all'onorevole Toccafondi. Li ringrazio davvero perché abbiamo avuto occasione di dialogare in parte anche su questi temi con entrambi durante il meeting, quindi in qualche modo idealmente, durante il meeting Dreaming, in qualche modo idealmente una prosecuzione di quel dialogo, e ne sono davvero lieto. E poi ovviamente avendo saputo che si è collegata anche l'onorevole Aprea, chiaramente se poi avrà voglia e intenzione di reagire anche lei ne saremmo altrettanto felici, ma cederei anzitutto la parola all'onorevole Malpezzi. Intanto grazie per l'invito, perché è stata anche una bella opportunità per me per approfondire un tema a me caro, un po' per storia personale, ma anche poi perché ci sono battaglie che uno vuole provare a portare avanti, e devo dire che insomma dal 2013, da quando poi io mi sono trovata in Parlamento, di battaglie su questi temi, anche rispetto a provare a riportare la discussione nei binari giusti rispetto alla libertà della scelta educativa, ne abbiamo provate a fare, non è che ne abbiamo vinte tutte, o comunque insomma, diciamo, la strada da percorrere è ancora un po' lunga, però indubbiamente abbiamo provato a farle. Il ringraziamento va anche alla concretezza poi di questo incontro, che offre dei dati, degli spunti di riflessione, ma che oggettivamente mi mette anche personalmente di fronte alla difficoltà oggi come oggi di provarlo a immaginare un modello italiano che
calzi un po' anche su quelle che sono state le impronte, che l'impronta che dava lei prima, lo stimolo che dava lei prima, professor Agassizi o Tommaso, la seconda volta che noi ci troviamo a distanza a parlare di questi temi. Perché? Perché io che sono una profonda fautrice e sostenitrice dell'autonomia scolastica, del tema dell'autonomia scolastica, che sono una sostenitrice dell'idea che mi sembra la più naturale del mondo, che lo Stato deve garantire a tutti i bambini, a tutte le bambine, a tutti i nostri ragazzi l'istruzione, ma che la scelta educativa legata all'istruzione debba essere mantenuta dalla famiglia. Penso che sia un discorso più che giusto e più che sacrosanto, ma nello stesso tempo, in realtà, nel corso degli anni, non essendoci mai state possibilità di esercitare veramente questo tipo di scelta, tanto l'autonomia quanto la legge sulla parità scolastica sono rimaste, diciamo così, due leggi un po' senza gambe. E è giusto metterle insieme, perché autonomia è ciò che dovrebbe garantire alle scuole di rispondere al territorio in cui sono inserite, all'utenza che hanno, ai bisogni di quel particolare ambiente. Essere scuola autonoma significa poter rappresentare, avere una propria carta d'identità che ne distingue la peculiarità nel modello della didattica, nel modello dell'offerta. E spesso questa cosa non è possibile, non solo alle scuole paritarie, ma anche alle scuole cosiddette statali, gestite direttamente dallo Stato, perché spesso c'è un sistema di omologazione che non fa bene a nessuna scuola, e se non fa bene alla scuola non fa bene neanche ai ragazzi. Perché dico questa cosa? Io ho due figlie, tutte e due in età ancora scolare, come si dice, una fa il secondo anno di liceo, l'altra è in terza media, ed è iniziato il percorso sull'orientamento anche in un momento molto molto particolare. Se è stato facile con la prima, che era una ragazza tranquilla, diligente, che non ha mai avuto un problema, che apprende senza difficoltà perché ha volontà e voglia, e il percorso, e quindi ha scelto da sola fondamentalmente, con la seconda è un po' più complicato. Perché? Perché un modello omologante, che è quello che viene sottoposto, per esempio su di lei non calza, perché ha bisogno di un altro tipo di stimolo, perché ha bisogno, e faccio l'esempio di mia figlia, ma potrei farla di tantissimi ragazzi, perché ha bisogno di un percorso che sia più adatto alla sua modalità di apprendimento, perché ha bisogno di uno stimolo in più. E quando abbiamo guardato insieme un po' il panorama delle scuole, lei, non sappiamo ancora se la sceglierà, però si è indirizzata da sola verso una scuola paritaria, che ha un percorso, lei non sa neppure che cosa sia la differenza tra paritario, tra statale e paritario, ma quella scuola lei l'avrebbe scelta, o comunque la vuole andare a vedere, perché ha un percorso che ritiene adatto a lei. È un quadriennale, ha una modularizzazione focalizzata sulla lingua inglese, che è quella che a lei interessa di più, e io l'ho rivista a sorridere, perché nel panorama caotico in cui lei si stava trovando, ha trovato, perché c'è una famiglia che l'ha stimolata, perché c'è una famiglia che un po' il mondo lo conosce, un modello di scuola che le rende serena una possibile iscrizione. E allora, partendo dall'esempio di mia figlia, che poi non so la scelta che farà in futuro, ma che sembra indirizzata verso questo, io la rapporto nei confronti di tanti altri ragazzi che magari quel tipo di opportunità, anche di panoramica di scelta, non ce l'hanno, e che poi possono diventare dei potenziali, uso questo termine, dispersi. Perché quando tu non trovi quella scuola adatta a te, perché noi pensiamo sempre che siano i ragazzi a doversi adattare alla scuola, no? Noi ragioniamo quasi sempre secondo questo sistema, una scuola standardizzata, per cui se te la cavi bene, se non te la cavi, il rischio alto che tu ti perda per strada c'è. Ma quanto questa dispersione va poi a influire sul contesto stesso della società. E allora una scuola
generale, che riguardi tutti, ma che possa dare un'impronta e un impianto più adatto ai singoli ragazzi, che possa calzare, che possa essere più indicata per ciascun ragazzo, può essere una scuola che garantisce ai ragazzi di non disperdersi e quindi ad un paese anche di poter essere più ricco, sia perché non avrebbe costi di natura sociale rispetto appunto a quello che poi comporta la dispersione, sia perché avrebbe un patrimonio culturale ed elementi più pronte a essere proiettate per il mondo. E questo è già difficile da realizzare. No, a me non fanno paura le sfide, però mi piacerebbe poter lavorare e incentivare quell'ambito. E non è spesso solo una questione di risorse, sono d'accordo, mi è assolutamente chiaro che il discorso della vera parità tu lo raggiungi se garantisci ai genitori di potersi permettere quella scuola, perché altrimenti diventa davvero solo ed esclusivamente la scuola di chi se la può permettere di già, e spesso non è più una scelta, perché non consenti agli altri, a quelli che quella possibilità non ce l'hanno, di poter scegliere un percorso che magari è adatto ai propri figli. Ma non è solo un discorso di risorse, perché io penso anche al, veniva accennato prima, forse dal professor Vittadini, ma non vorrei sbagliarmi, forse dal professor Agassisi, il problema stesso di come tu selezioni gli insegnanti, di quali insegnanti poi tu ti ritrovi ad avere in classe, anche, lo dico, nelle scuole paritarie, come le definiamo noi in Italia. Questo ce lo dobbiamo dire in maniera, in modalità trasparente. Oggi lo Stato ti dice che tu, scuola paritaria, ottieni quel tipo di certificazione se hai una serie di requisiti. Tra questo, i docenti che devono essere abilitati. Uso questo termine, il sistema è peculiare per l'Italia, so che all'estero non è così. Benissimo. Dopodiché in Italia lo diciamo che si è interrotto il percorso per le abilitazioni, e quindi in che modo le scuole paritarie riescono ad avere la garanzia di avere gli insegnanti con quelle carte in regola affinché la loro certificazione sia riconosciuta? Questo è un problema che noi ci eravamo posti, ma non perché fossimo bravi, perché avevamo provato a rivedere complessivamente il modello, io non lo vorrei chiamare più reclutamento di insegnanti, ma di selezione degli insegnanti. Un modello che garantisse un contatto diretto tra scuola e docente e che potesse in futuro essere esportato anche sulla scuola paritaria, ed è un tema estremamente, estremamente delicato. Però se l'insegnante può scegliere la scuola, dicevamo noi, manda il suo curriculum alla scuola, si presenta alla scuola, sarà poi la scuola, sulla base di quel modello che l'insegnante, di quel curriculum che l'insegnante che ha presentato, che non può essere solo un curriculum, dicevamo noi, fatto di quella che è la certificazione di laurea o le esperienze di natura didattica, ma che comprenda tutto quello che l'insegnante è. Perché è quel magari carisma in più, quel talento in più, quella passione per il teatro piuttosto che per un'altra progettualità, che aiuta anche, aiutava secondo noi la scuola nella scelta, perché se la scuola sulla base degli insegnanti che sceglieva aveva la possibilità di arricchire il proprio piano dell'offerta formativa, allora ecco che era una scuola che si rappresentava sul proprio territorio con quella peculiarità che magari poteva aiutare gli studenti a sceglierla, poteva aiutare gli studenti a essere accompagnati in maniera maggiore. Tolto questo, perché oggi quella cosa non si fa più, non è stato costruito ancora un modello alternativo e non è stata neanche ancora data la possibilità di capire o di riflettere. C'era un tavolo, io sto spingendo, so che anche Gabriele Toccafondi va in questa direzione, per poter riaprire un tavolo complessivo sulle abilitazioni, su come si diventa insegnanti, e che questo tavolo debba comprendere necessariamente le scuole paritarie. Per noi non c'è ombra di dubbio. Proprio però perché quest'altro tema è strettamente legato all'autonomia e anche appunto ad un percorso che vada nella libertà di scelta, che dal mio punto di vista rende davvero più ricchi tutti. Metto
sul così all'attenzione, pongo all'attenzione del dibattito un ultimo aspetto che però non è trascurabile, perché penso che poi sia un po' la madre di tutta una serie di problemi. Ed è il tema di quanto ancora poco ci sia di verità nel racconto che viene fatto della scuola paritaria e quanto invece ci sia ancora di ideologico. E su questo purtroppo la politica non aiuta. Lo dico perché non ho, lo dico in maniera anche qui franca, aperta, trasparente. Io sono stata eletta nel 2013 nelle file del Partito Democratico, sono entrata subito nella Commissione Cultura e Istruzione della Camera e in quell'epoca noi non potevamo parlare né di autonomia ma neanche di parità, cioè era un tema che non si affrontava. Nel 2014 è come se noi avessimo un po' infranto un tabù, è ritornato a essere un tema all'ordine del giorno, perché avevamo in mente un grande disegno sulla scuola che parte appunto con il governo a guida di Matteo Renzi e che porta anche il mio partito a fare una crescita in più in questa direzione. Come dire, togliamo ciò che è sempre stata quella sorta di divisione e di barriera, andiamo a raccontare che le scuole paritarie non sono solo le scuole dell'infanzia, perché il tabù era così già superato forse per le scuole dell'infanzia perché servivano. E bisognava far capire però anche al resto del partito che servivano anche le altre scuole, che non di tutto il partito, però di una parte, che anche le altre scuole nei territori svolgono, gli altri ordini di scuola svolgono un'attività importante ed educativa pari a quelle delle scuole dell'infanzia, che logicamente in Italia coprono, insomma, penso forse il 70%, no, dell'offerta alle scuole paritarie dell'infanzia rispetto a quella che è l'offerta che lo Stato mette a disposizione. E da lì è partito appunto un nuovo percorso, un po' incompiuto, però almeno è partito. Il dibattito però spesso è di contrapposizione. Perché a me non piace neanche, lo dico con altrettanta franchezza, quando sembra che la scuola paritaria sia vessillo e difesa solo di una parte politica. Dovrebbe essere, dico io, completamente trasversale. La mia amica Valentina Aprea, che non appartiene sicuramente al mio percorso politico e culturale, ha sempre avuto nel dibattito dialettico con me e con altri esponenti del mio partito, però, diciamo così, una sorta di visione quasi comune. Insieme ci siamo sempre detti, forse se riuscissimo a creare un partito trasversale sui temi della scuola tutta, forse sarebbe anche più facile portare a casa dei risultati. Perché scriveremmo nero su bianco che la scuola è di tutti, che i principi educativi servono a tutti, che la libertà scolastica serve a tutti i genitori e che quindi questo garantirebbe un'opportunità in più ai figli di tutti, e allora potremmo forse riuscire ad affrontare quelle battaglie molto stimolanti rispetto ai percorsi che prima il professor Agassisi ipotizzava anche per una scuola del futuro e che, ripeto, vale la pena di prenderli, metterli a un tavolo comune per tutto il sistema scuola e da lì provare a ripartire. Mi fermo qua, il governo dovrebbe dare delle risposte. Io ho posto una serie di altre questioni, fermo restando che da parte mia c'è tutta la disponibilità a lavorare verso questo tipo di obiettivo nel quale credo e penso che insomma le scelte che ho fatto nella vita siano conferma che non lo faccio indubbiamente solo per uno scopo elettorale, ma proprio perché ritengo che la politica deve fare le cose giuste e questa è una cosa giusta. Grazie mille onorevole Malpezzi o Simona, insomma è stata una bellissima digressione sui punti che forse sono il perno politico
che abbiamo per provare a fare il cammino che abbiamo cercato in qualche modo di stimolare in termini di riflessione. Chiaramente confrontare punti di vista diversi e il ruolo che potenzialmente ha in questo momento il governo, ma il Parlamento nel riflettere intorno a questi temi, mi sembra che sia centrale per il percorso che abbiamo da fare. Ed è per questo che chiederei appunto anche all'onorevole Toccafondi una reazione intorno ai temi che sono stati sollevati, mi pare anche nel loro appunto politico messi bene al centro dall'onorevole Malpezzi. Assolutamente sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito e di questa ennesima possibilità di discutere con voi della, giustamente veniva sottolineato, libertà di scelta educativa, perché questo è il tema, riguarda le famiglie, riguarda la scelta dell'istruzione per i propri figli, quindi come dire, iniziamo a guardarla da genitori più che da gestori di una scuola o da facenti parte, come diceva Simona, del Parlamento italiano. Io vorrei iniziare con un tema che sembra, diciamo, esca un po' dalla discussione, che è il tema dell'educazione, che è il tema dell'importanza dell'educazione. Non a caso Vittadini ha ricordato non solo la parità scolastica, ma anche l'autonomia scolastica, due leggi che compiono poco più di 20 anni nel nostro paese. In altri paesi, anche rispetto al grafico, questi temi, diciamo, hanno una storia un po' più lunga. Però il tema educazione, il tema educativo, perché lo dico? E lo dico subito. Secondo me è questo lo snodo, è questa la modalità, anche sul tema della parità scolastica. Il tema è culturale e riguarda il valore dell'educazione. Il valore dell'educazione è la chiave di volta per parlare di libertà di scelta educativa reale, concreta, non in maniera astratta, anche nel nostro paese. Ora, sarà paradossale, ma mi sembra che nel dibattito di questi mesi, ma di queste ore, ci siamo un po' tutti resi conto, ci siamo accorti dell'importanza della scuola con l'assenza di 100 giorni nel nostro paese di scuola in presenza. Lo dicevo, è paradossale perché, come dire, va da sé l'importanza del percorso scolastico, della scuola in presenza. Però quello che ci è mancato, e nel dibattito è evidente, ribadisco, anche di queste ore, non è che è mancata semplicemente la scuola nozionistica, la scuola dell'interrogazione, della spiegazione, pur fondamentali, ma è mancato, o meglio, abbiamo apprezzato, appunto riscoperto, ci siamo resi conto di quanto sia fondamentale il percorso educativo. Cioè quel rapporto tra docenti e allievi, che non è semplicemente nozionistico, non è semplicemente la spiegazione, l'interrogazione e la valutazione, ribadisco, fondamentale. Ma quello che ci è mancato è quel rapporto educativo. Per questo il tema educativo. E per questo, in questo momento storico, in cui paradossalmente ci siamo resi conto ancora una volta dell'importanza della scuola quale rapporto educativo, questo è un momento storico che penso sia di snodo, la chiave di volta per comprendere quanto sia importante tutto il percorso educativo. E ricordo a me stesso che le scuole non statali fanno parte integrante del sistema educativo, cioè di quel sistema così importante. Ci siamo sbalorditi dell'importanza di questo percorso educativo. Quindi l'educazione, quante volte l'ho sentito dire, non è una parola ma un'esperienza. E io ricordo sempre molto volentieri la frase di Pasolini: se qualcuno ti ha educato non può averlo fatto che col suo essere, non con le parole o con le semplici parole. E di questo abbiamo bisogno. Perché parto da questo tema? Perché la libertà educativa, come dicevo prima, è educazione, perché le scuole paritarie fanno parte integrante di questo sistema educativo,
E siamo però in un paese, perché qui me lo ricordo sempre a me stesso, ma ascoltandovi veniva, come dire, da sollecitare questo aspetto, che nel paese difficilmente si riesce a fare un dibattito sereno, improntato a un realismo, a dei numeri, a una discussione serena, magari paragonandoci a livello europeo o mondiale, sulla parità scolastica. E questo è uno strano paese, perché quando parla di parità scolastica, lo ricordava prima Simona Malpezzi, rischiamo di scivolare spesso in una ignoranza del tema scuole paritarie, e spesso, ahimè, sentiamo parlare e discutere di scuola privata, esclusiva, per ricchi, confessionale. Questo è uno strano paese, pieno lockdown e chiusura delle scuole. Abbiamo avuto delle organizzazioni sindacali che hanno inviato delle diffide sindacali a svolgere la didattica a distanza, altri sindacati che hanno proclamato uno sciopero l'ultimo giorno di scuola in lockdown, in cui il dibattito in questo momento storico così importante sul tema educativo ci ha visto scivolare se era il caso di svolgere il concorso per docenti oppure di fare una sanatoria, se i banchi acquistati dovessero avere le ruote o meno. Questo lo dico non per umiliare il nostro paese rispetto allo scenario europeo o mondiale, ma perché dobbiamo prendere atto di tutta la realtà, cioè fare uno sforzo di realismo sul nostro dibattito pubblico riferito alla scuola. Quindi, da una parte, un aspetto assolutamente positivo: ci siamo resi conto del valore fondamentale del percorso educativo, cioè della scuola in presenza, e di tutta la scuola, e dall'altro un dibattito pubblico e non solo politico che svilisce questa scoperta. È bene guardare la realtà per quella che è. Non mi sfugge il fatto che nella vostra presentazione il punto fondamentale è appunto libertà di scelta educativa, e non può esserci libertà educativa se persiste un ostacolo economico. Cioè, la parità scolastica non esiste senza una dimensione economica. E ancora meglio, una famiglia, per essere realmente libera di fare una scelta, la deve poter fare ad invarianza di spesa tra scuola statale e scuola non statale. Ed oggi la scelta non è a invarianza di spesa. Realismo e ideologia è sempre il binario che fa la differenza anche in una discussione. Sicuramente l'ideologia ci porta a non conoscere realmente cos'è la parità scolastica e cos'è la libertà di scelta educativa, e porta fuori strada. Il realismo affronta con fatica problemi non semplici, anche e soprattutto di natura economica. Devo sottolineare che i passi in avanti in questi anni si sono fatti nel nostro paese. Da una parte abbiamo visto il nostro livello nei vari grafici e nelle varie discussioni che abbiamo ascoltato, molto interessanti. Dall'altro io non posso non notare che fino a 5 anni fa non esisteva neppure un fondo stabile per le scuole non statali nel nostro paese, quindi non 50 anni fa, ma 5 anni fa. Adesso abbiamo un fondo stabile, abbiamo un fondo sulla disabilità, aumentato negli ultimi anni, abbiamo delle detrazioni economiche rivolte alle famiglie per ogni figlio che hanno scelto di a cui figli seguono le scuole non statali. E starei su questo punto, cioè sul punto di cosa è cambiato in questi anni, cioè il realismo, la discussione non sempre serena e pacata,
anche politica, tra varie parti politiche, tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno delle maggioranze, ci ha portato con realismo e con un percorso ad un sistema di contributi diretti alle scuole e indiretti, ovvero di detrazioni dal 2016 alle famiglie. Rispetto a quella che è stata la presentazione molto utile delle varie possibilità, perché ci sono varie possibilità, il professor Agassisti l'ha sottolineato più volte, e per essere molto concreto, io penso che il sistema misto italiano di contributi alle scuole e di aiuti alle famiglie, di detrazioni, perché questo è lo strumento attualmente in essere, quindi già in essere, non da costruire da zero, possa essere il veicolo da poter, diciamo, su cui poter insistere anche negli anni precedenti, già iniziando da quest'anno, partendo da un dato di fatto, e concludo con questo esempio di realismo, che quest'anno, in un momento difficile di lockdown e di difficoltà economica per tutto il paese e per le famiglie, quasi all'unanimità il Parlamento ha deciso nel mese di luglio e agosto di destinare 300 milioni di euro in più a tutto il percorso della parità scolastica, quindi infanzia e percorso scolastico. Lo dico perché in un momento difficile per tutto il paese e per tutti i settori, anche economici, nel mese di luglio e in parte agosto, il tema politico centrale è stato, con mia sorpresa anche, mi sono sempre occupato del tema parità scolastica, proprio la libertà di scelta educativa. Questo lo voglio prendere come esempio positivo di discussione, sempre sapendo che da una parte ci siamo resi conto come paese dell'importanza dell'educazione, non banalizzandola, non inserendola come tema semplicemente nozionistico, dell'importanza di andare a scuola, ma un percorso educativo. Ci siamo resi conto dell'importanza dei rapporti educativi che si generano anche nel percorso scolastico, ma nemmeno enfatizzando troppo questo aspetto, ricordando sempre a me stesso che questo è un paese strano che rischia spesso di banalizzare anche temi importanti come quello educativo. Vi ringrazio. Grazie mille onorevole Toccafondi, Gabriele, per aver portato anche, oltre alla riflessione di natura politica che hai fatto e che ovviamente è di grandissima importanza, anche di aver riportato al centro della nostra discussione il perché, diciamo, ci stiamo occupando di questo tema e qual è l'obiettivo di fondo a cui tendiamo, oltre che a cercare di portare a casa alcune delle riflessioni più tecniche e politiche sul percorso da farsi. Collegata, chiederei a questo punto, e le sono davvero grato, sono davvero contento che sia riuscito a trovare il tempo di essere qui con noi, anche a Valentina Aprea, e se sei collegata, Valentina. Grazie, mi sentite? Perfettamente. Mi sentite? Grazie. Naturalmente saluto e ringrazio i relatori, anzi ti chiedo, Tommaso, se è possibile, professor Agassisti, se mi fai avere le relazioni e tutti i dati, perché sai che io amo approfondire i temi che mi stanno a cuore, che sono poi oggetto del mio impegno politico. Saluto gli amici cari che conosco da tempo e il governo e Toccafondi, ma lasciatemi ringraziare soprattutto la Fondazione per la Sussidiarietà, il professor Vittadini, che ci incoraggia ad osare sempre di più rispetto al pluralismo educativo, alla libertà di scelta educativa, alla sussidiarietà. Però perché io vedo che facciamo tanta fatica ad andare avanti? E io, per carità, riconosco l'onestà intellettuale di Simona Malpezzi, conosco l'impegno di Gabriele Toccafondi, però vi devo dire che sono molto preoccupata, perché vedo che la nostra scuola sta diventando sempre più statalista, non statale, e quindi questo mi angoscia, perché
se noi abbiamo questo tipo di cose, naturalmente arrivare a realizzare quello che i tre principi che ho appena richiamato, che sono stati oggetto di questo incontro, sarà difficilissimo da realizzare. Vi faccio due esempi perché naturalmente ho pochissimi tempi, un qualche minuto. Nella Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre è stato pubblicato il piano scuola per la connessione banda larga per le scuole per un valore di 400 milioni. All'articolo 3 del piano il Ministero dell'Istruzione ha indicato al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, che siano servite solo scuole statali di tutti gli ordini. Quindi significa che anche rispetto ai servizi di pubblica utilità le scuole paritarie non compaiono mai. Allora capite che io voglio scendere subito all'attualità. In giornate come queste, in cui le regioni chiudono le scuole e chiedono alle scuole stesse di utilizzare la didattica a distanza, mi domando: una scuola paritaria che non ha la fibra ottica e che non può realizzare la didattica a distanza, ma che peraltro fa un servizio a pagamento, perché oggi questo è a carico delle famiglie, cosa deve fare? Quindi significa che c'è ancora una discriminazione, lo ha accennato comunque anche Simona, ancora molto molto grande nei confronti delle scuole paritarie. Altro che dire che fanno parte integrante del sistema pubblico, sono considerate ancora delle cenerentole, e lo vediamo con questi provvedimenti. Per non parlare poi dell'impegno che ci è voluto, ricordato da Toccafondi, quando durante la discussione delle misure emergenziali ci è voluto l'impegno di tutto il Parlamento, ma finanziamenti del Parlamento e non del governo, per ottenere dei dovuti riconoscimenti per le scuole nel periodo d'emergenza. Detto questo, Forza Italia, che è nata come soggetto politico per riconoscere tutte le libertà, anche la libertà di scelta educativa, e lo dimostra la Regione Lombardia, l'indirizzo politico che ha sempre dato col buono scuola, con tutti gli interventi che ricomprendono sempre le scuole paritarie quando riguardano l'istruzione, tutte, dalla dote merito alla generazione web, a tutte le politiche, soprattutto per la disabilità, tutte le politiche a favore dell'istruzione pubblica ricomprendono sempre le scuole paritarie, e in più il buono scuola stressando il concetto di diritto allo studio, perché la nostra naturalmente è una legge regionale, è una legislazione regionale, quella di Regione Lombardia, non è legge primaria. Comunque, dette queste cose, Forza Italia cosa ha fatto? Pensa proprio con Next Generation, con il piano Next Generation EU, quindi che dovrebbe servire effettivamente alla prossima generazione, anche di finanziare un costo standard di sostenibilità, perché ha detto bene Luisa Ribolsi e ce lo diciamo da tanti anni, purtroppo non è una novità di questo tempo, però in questo tempo forse si può realizzare. Se non cambiamo il sistema di finanziamento pubblico dell'istruzione, noi non otterremo mai la vera libertà di scelta educativa. I finanziamenti devono seguire le scelte delle famiglie. Le famiglie, sia che scelgano scuole statali che scuole non statali, devono poter avere un voucher, un buono da allocare, riallocare in una scuola statale o gestita da altri soggetti, ma ovviamente riconosciuta all'interno del sistema pubblico. E quindi noi insistiamo perché con i prossimi interventi a favore dell'istruzione si metta mano anche al sistema finanziario economico, con un costo standard di sostenibilità, per prevedere un sistema di finanziamento unico per la scuola statale paritaria, ma diverso in funzione del grado di scuola, in funzione della tipologia dello studente. Solo così andremo a garantire un vero pluralismo educativo. Naturalmente tutte queste cose ci fanno riflettere molto, perché vuol dire che se noi non mettiamo mano non solo al superamento di ideologie, di cose eccetera, ma appunto a quelli che sono i gangli veri del bilancio pubblico, noi non otterremo mai una nuova scuola, e una scuola sulla sussidiarietà. Non incoraggeremo neanche
i soggetti ad aprire scuole paritarie. Voi sapete che, voi lo sapete più di me, ma ci dobbiamo dire e dobbiamo ricordarlo che stanno chiudendo le scuole paritarie in questo periodo, non vengono incoraggiate a mantenere l'impegno e quindi se vogliamo una vera scuola al plurale, dove non è importante chi gestisce, ma come viene gestita la scuola e soprattutto se è una scuola innovativa o meno. Perché se oggi non c'è nessuna valutazione, non c'è nessun parametro di valutazione, è chiaro che tutte le scuole sono buone se sono statali, tutte le scuole sono cattive se sono non statali o paritarie. Quindi sistemi di valutazione, autonomia e naturalmente libertà di scelta educativa da consegnare alle famiglie. Quindi condivido quello che è stato detto, vi ringrazio per l'aggiornamento europeo, internazionale, per le relazioni di altissimo livello che ci offrite di tanto in tanto e io mi onoro di far parte di questo club di appassionati ad una nuova scuola, ad una scuola del terzo millennio che ci veda superare le ideologie del Novecento. Credo che siamo ancora in pochi, abbiamo fatto qualche passo in avanti recentemente, ma nella visione ancora pochi. Ecco, io sposo e concludo l'idea che ha lanciato Simona Malpezzi, facciamo un nuovo schieramento che possa vederci veramente unite e uniti in questi principi e chissà mai che il post-Covid non ci costringa a pensare in modo diverso, perché purtroppo i concetti e le ideologie e i condizionamenti del secolo scorso sono ancora tutti presenti e davanti a noi. Comunque io sono ottimista, devo pensare che qualcosa succeda, lavoriamo intanto dove si può lavorare e con le persone che ci sono e grazie a voi per questi approfondimenti che ci offrite. Buona serata, grazie. Solo per dire a Valentina che sul documento del MISE però si parla di scuole pubbliche per quanto riguarda... No, abbiamo approfondito con un'interrogazione, vabbè, comunque. Però comunque, per dirti... Proveremo a risolvere tutto. Recuperiamo. Lo si può risolvere perché il MISE dice scuole pubbliche, quindi l'ordine sono comprese giorno, tutte, era l'obiettivo, era quello. L'ordine del giorno... Speriamo sia così. Grazie comunque, approfondiamo. Grazie a te Valentina per la solita diretta franchezza e chiarezza anche rispetto ai temi che sono emersi e penso che tu abbia davvero contribuito a farci riflettere su molti degli aspetti che sono stati discussi sia nella nostra presentazione che poi nella reazione che abbiamo avuto dai nostri discussant e dagli altri partecipanti. Io per non abusare della pazienza dei più ed essendo comunque sia venerdì sera 18:49 chiederei a Rodrigo e Ignasi se hanno una reazione lapidaria da fare per poi lasciare salutandolo e lasciare a lui le conclusioni a Massimiliano, al dottor Tonarini. Ignasi, Rodrigo, if you have any just quick reaction to what you have heard, it would be great to hear. One quick reaction on something that was said about the situation we're living in of COVID. There is no doubt something that Charles Glenn said. Also in Europe, it was very clear that it was the independent school sector that better reacted to the need to keep schools teaching children, even if children were not in schools. This has led in a lot of countries to a flight from children to independent schools in the beginning of the present school year. And I would say that this only makes bigger a problem we already have in a lot of countries. If we keep on having around 10% of our students educated in different schools, and I am speaking about the 10% of middle class and upper class families who are able to pay for their educational choice, what in fact we are doing is perpetuating social differences and social class. It is only normal that children who are brought up together and educated together
will find similarities between themselves. They will marry, they will have children together, they will build their lives together, they will invite each other to go to their companies, to their law offices, to their consultancy firms too. And so when we look at pluralism, social pluralism in Europe, and the need to keep social fabric together, I think governments are doing a very bad job to society when they do not look at funding of independent schools. We as educators do not want only to teach a small number of children. We want diversity within our schools. And I think there is a social issue on the basis of this that I think is very important. And a second brief comment I would do on all we have been speaking this afternoon is that this is, of course, a conference of European people, because we are always speaking, and well, about values, the diversity and social issues. If this conference was in other countries, namely the United States, we would be speaking about efficiency and if students learn better or not in independent schools. And I think this is an European characteristic. But this is also the reason why in Southern European countries, we do not have school choice for the poor people. It's because this is a political issue. We are still in the background speaking about what is public is good, what is private. We have to, well, see if it's good or not. And so there is a flaw in the approach to these systems. And I think we in the South have a lot to learn with the people in the North, but this is who we are. Thank you very much. Thank you, Rodrigo. Very clear and very, I totally agree with what you said. Ignasi. Yeah, I'm going to do my comments in English. Yeah, make sure I'm saying what I have in mind. One first thing about COVID, like, and that I think can be interesting for this reflection. During this crisis, one thing we have been hearing a lot, and I'm talking from my experience here in Geneva, but also at the UNESCO, is that we have to overcome this crisis together. We are happy to see parents taking care of children. We are happy to see parents making sure that their children are learning, but we are happy about parents taking responsibility, but we are not awarding responsibility with any rights. We have done a research checking how many policies targeting parents there have been during this crisis. And in the region of Europe, even though like we keep, even yesterday I was watching TV here in Switzerland and I was hearing, we have to make a monument for parents. Well, rather than a monument, maybe we should, you know, give them rights, respect their choices. And you know, if we think that they are capable of taking care of their children when there is a crisis, we also should be able to respect their choices when there is not a crisis or even during the crisis. The second comment I have is that we've been hearing a lot about the social, if freedom of education is good for material, not for materialistic reasons, but you know, because different kinds of pedagogical approaches or even for the social elevator. One thing I think it's important that we have to take in mind is like, we are in an increasing plural world and there are different conceptions of what is good and what is bad. I mean, this doesn't mean that we have to have a system of different isolated islands, but we have a growing number of persistent minorities who will feel excluded of the mainstream government of the mainstream government ideology. Like, this is something that we haven't seen before in Europe. We were used to hear about that in Latin America with indigenous people, with certain linguistic minorities, but this is something that is happening. It's happening in Europe. I think we could talk about like a growing in a post-Christian world, even maybe Christians can be perceived as that, but we also have an important amount of immigrants. We have persistent linguistic minorities, and school choice also can play a role in this field. And I think that's a variable that we have to take in mind when considering funding for these groups.
I won't say any more because I'm saying too much already. Thank you so much. Thank you a lot, Ignasi. And I think it both the reflection by Rodrigo and Ignasi also opened the door about what we should reflect upon in this world, which is taking care of the COVID situation and the way in which the freedom of choice is a even more relevant point and aspect when we discuss and think about the time we are living right now. Ora, io tra l'altro mi porto a casa anche il, come dire, i suggerimenti che sono e le reazioni che sono venute dall'onorevole Malpezzi, da Gabriele Toccafondi, dall'onorevole Aprea e la possibilità di provare nell'ambito anche delle regole che già esistono e della direzione che si può intraprendere dal punto di vista politico di provare a sperimentare qualcosa nel modo il più possibile, diciamo, operativo già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che è un po' anche lo spirito di una delle cose che sono state chieste dai partecipanti, di vedere quanto sia possibile anche a legislazione vigente provare a seguire un po' la strada di quello che ci siamo detti oggi. Ringrazio poi anche sia Luisa che il professor Glenn. Charlie, I see you very, very much involved in the family activities, which is very, very good. E lascerei le parole conclusive ringraziandolo al dottor Tonarini, ringrazio sia lui che il professor Vittadini e quindi la Fondazione Solidarietà e la CDO Opere Educative per la possibilità che ci hanno offerti della riflessione di questa sera. E ovviamente grazie a Ignasi e Rodrigo, ma va da sé. Thank you very much for being part of that. Massimiliano. Sarò brevissimo, mi piace che chiudiamo col sorriso dei nipoti di Glenn, del Glenn. Io ringrazio veramente tutti perché ci avete dato degli spunti interessanti per provare a fare dei passi ulteriori verso un finanziamento delle nostre scuole un po' più importante, vicino anche agli standard europei. Rispetto diciamo agli interventi dell'onorevole Malpezzi, Toccafondi e Aprea, volevo solo ricordare che diciamo, c'è un luogo in cui nel Ministero, all'interno del Ministero, si è sempre cercato di portare la voce delle scuole paritarie, era il tavolo della parità, che ha almeno un paio d'anni che non viene più convocato. Quindi questo sarebbe un passo importante, perlomeno per ricordare diciamo, che ci siamo anche noi. Quindi questo sono certo che se ce l'avete ben presente, è una delle richieste che faremo prendere al ministro. Ringrazio veramente tutti e buon weekend. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Thank you.